In questi giorni una giovane rapper ha cambiato per sempre le carte in tavola del rap italiano. Non potremo più tornare indietro in alcun modo dopo l'evoluzione, dopo il grande passo avanti che ha portato alla musica italiana questa ragazza la scorsa settimana. Abbiamo sentito rapper vantarsi di acquistare la droga, cosa che possono fare tutti. Rapper vantarsi di farsi Taylor Mega, cosa che possono fare tutti. Ma non avevamo mai sentito un rapper vantarsi di aver scritto le proprie canzoni. Fino alla scorsa settimana. Sigla. Non ce n'è Covid! Sì, raga, la settimana scorsa sono morto. Cioè, Anna, che tra l'altro la settimana scorsa l'avevo messa tra i rapper che mi fanno schifo, se n'è uscita con sto 64 barre di Red Bull che potrei parlarne ma evitiamo, in cui ripeto ossessivamente: l'ho scritto io, il testo l'ho scritto io! Scrivo i testi da sola, quanti testi la scuola, questo 64 l'ho fatto proprio io. Io mi devo drogare! Cosa che mi ha fatto piangere da ridere, perché io non avevo mai sentito un rapper dire: i testi li scrivo io, mica cazzi, perché dovrebbe essere la cosa più sottointesa del mondo. Giusto? 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 Sì, ma no. Cioè, questo grande disagio mi ha fatto venire una gran voglia di parlarvi di una cosa che ancora oggi, e anche in America, è pienamente sdoganata. Ma sei un amico? Il Ghostwriter. No, non è uno che dipingeva, è morto ed è tornato in vita come fantasma. Il Ghostwriter è colui che scrive i testi per determinati artisti e che magari non figura tra gli autori. E nel 99% dei generi musicali è una cosa normalissima. Nell'hip hop, no. Nel senso che la potenza di un rapper è determinata da metrica e flow. Se levi la metrica rimane solo il flow, che per l'amor del cielo comunque è già qualcosa. Magari scrivi bene ma non sai rappare, dai il tuo contributo in cambio di denaro, perché no? Ebbene, siccome il video sarebbe stato di una noia pazzesca, in quanto è tutto qui, non c'è molto altro da aggiungere sui Ghostwriter. Beh, buono a sapersi. Ebbene, oggi vi rovinerò l'infanzia facendovi ascoltare 10 brani che abbiamo adorato tutti, che non sono stati scritti dai rapper che abbiamo adorato. Sì. Vogliamo cominciare o dobbiamo star qui a perdere tempo? Questo 64 va bene, come aperitivo prendiamo un brano abbastanza sdoganato, Boys in the Hood, del maestro Eazy-E, che è stato scritto da Ice Cube. Ora, questa cosa non era un gran mistero, anche dopo il film Straight Outta Compton si sapeva che comunque la penna dietro il 90% della roba era di Ice Cube, ma è pesante un po' pensare che quel capolavoro non sia stato scritto dal suo interprete. Continuiamo il nostro aperitivo con un'altra roba un po' scontatina. Jump dei Criss Cross. Sento ovunque attorno a me gente che mi sta dicendo: e sti cazzi! Sì, all'epoca della canzone avevano 13 anni, siamo d'accordo, erano molto giovani, era anche un'epoca meno fertile, parliamo del 92-93, non mi ricordo in questo momento, ma era bella l'idea che fossero due piccoli geni scoperti da Jamie Dupri, non che fossero due piccoli geni messi lì su una canzone scritta e prodotta dal suddetto. È una cosa un po' scontata, ma ci sono rimasto un po' male. Quindi non era un tentativo di privarmi della gioia? Questo 64 l'ho fatto proprio io. Ecco, ora iniziamo un pochino già a essere disagevoli. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Sì, Will Smith ormai è un grande attore, quando esce con delle canzoni magari ci sta che non se le scrive da solo. Alla fine più che un rapper è una pop star, anche perché è l'unico rapper nella storia a non aver detto mai la parola con la N, né aver mai detto parolacce nei suoi brani. L'ha scritta Nas. Il disagio non è Will Smith che la canta, ma l'idea che il maestro Nas abbia scritto Get in Jiggy with it. La 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 la. È agghiacciante. Una delle penne più sovraffili nella storia del mondo, che non lo so, ha scritto questa cosa. Questo 64. E volendo continuare a essere disagevoli, questa cosa prendetela un po' con le pinze, perché diciamo che è un po' un discorso controverso, perché alcuni dicono che è così, altri dicono che non è, quindi noi rimaniamo nella via di mezzo. Scimicimia! Yeah, baby, I like the world. La super mega hit di Old Dirty Bastard. Sì,
si dice che sia stata scritta da Gizza, altri dicono che è stata scritta da Gizza e da Resa, altri ancora, e qui io voglio attenermi ai fatti, cioè voglio schierarmi da questa parte, molti pensano che Gizza ha aiutato, che magari era nel studio, gli ha modificato quelle due o tre paroline. Il problema è che la grande polemica su All Dirty Bastard è che si dice che non scrivesse quasi nulla. Il che potrebbe essere, per carità, però non eravamo in studio con loro, quindi diciamo che vi traumatizzo a metà e facciamo che l'hanno scritta a quattro mani. Bravo. Ora, questa cosa è disagevole non tanto per la canzone, per gli autori o per... ma il fatto che i Beastie Boys sono stati sempre criticati dalla comunità di colore perché sono dei bianchi schifosi che rappeggiano, che non sanno rappare perché è una roba da neri. Sì, ragazzi, vi ricordo che prima di Eminem il rapper bianco era ancora criticatissimo. Ebbene, io voglio traumatizzarvi facendovi ascoltare Paul Ribéry. Ribéry dei Beastie Boys. Gliel'hanno scritta il Run DMC. I Run DMC all'epoca si accollavano che i bianchi rappavano, voi no, fate cagare. Questo 64 l'ho fatto proprio. Continuiamo con Gory Roll, Got It All, di Ivy insieme a Jada Kiss. Perché è disagevole questo brano? Perché è uscito nel mixtape della Rough Raiders. Addirittura il titolo è Rough Raiders featuring Ivy e Jada Kiss, poiché loro fanno parte del roster Rough Raiders. Ed è stata scritta da Cassidy, che non c'entra un bene amato. Fai sto bordello Rough Raiders e prendi un outsider per fare questo brano? Ok, abbiamo scherzato, abbiamo giocato, purtroppo dovete rendervi conto che il disagio a nostra disposizione è limitato perché giustamente è quello che è. Ma adesso arriva il disagio serio, non alla terza posizione ma già dalla quarta, perché prendiamo una persona deliziosamente deliziosa e un po' eccentrica, un grande artista di talento, che risponde al nome di Kanye West. Sì, lo so, è un megalomane psicopatico, un giorno sarà il dittatore del mondo. Sono d'accordo. Ma questa è tutta un'altra storia. Kanye West, prima di prendere il microfono, è stato un grande produttore e ha fatto una gran gavetta, cioè perché noi l'abbiamo visto uscire fuori intorno al 2005-2006, ma già da prima aveva molta esperienza. Ha fatto grandissimi lavori, però c'è una cosa che... lui è intrippatissimo male con Gesù, lui e Gesù hanno un rapporto piuttosto complicato, e questo rapporto viene esternato a bestia nel suo brano, che peraltro adoro nonostante il testo non mi piaccia tanto, Jesus Walk. È un testo così intimo, così profondo e così radicato, gliel'ha scritto Rhymefest. C'è il ghostwriter, siamo tutti felici a... ma non affidargli dei pezzi così... questo 64 l'ho fatto proprio. Mi spiace ma devo su... Lil Kim Queen Bitch. Ci siete arrivati, vero? Devo dirlo? Gliel'ha scritta Notorious! L'ha scritta Notorious B.I.G. La frase Got Buffoon Eating My Pussy While I Watch Cartoon l'ha scritta Notorious B.I.G. Cioè, io vi invito a cercarvi il brano e leggere tutto il testo e pensare Notorious B.I.G. che scriveva questa roba. Il segreto per fare un buon pompino è la concentrazione. Questo 64 l'ho fatto proprio. Uniamo il disagio della quarta col disagio della terza. I'll Be Missing You di Puff Daddy. Sono stupito e sconcertato. Ragazzi, allora, muore uno dei tuoi più cari amici che ti ha aiutato ad arrivare dove sei, cioè Notorious B.I.G. Ti prendi il sample fighissimo dei Police, fai cantare il ritornello alla moglie del defunto e il testo lo fai scrivere a South Money. Era tuo amico?
e il testo, capisco che magari non eri molto fiducioso delle tue qualità di scrittore, poiché credo che Puff Daddy nella sua vita avrà scritto due testi, tutto il resto li ha commissionati ad altri, ma sto divagando. Cioè, tu questo testo così importante lo commissioni un altro, che magari non era neanche amico di Notorious, e... Cioè, alcuni dicono, no, è coscritto. Che cazzo è coscritto? Che praticamente, veramente, ripeto, il 90% dei brani di Puff Daddy l'hanno scritti altri. Cioè, almeno in questa circostanza vedi di scrivere qualcosina tu. Che tristezza. Questo 64 l'ho fatto proprio. Jay-Z. Jay-Z, tralasciando il fatto che probabilmente è il miglior rapper nella storia della musica, Jay-Z è una penna leggendaria di quarto livello, cioè... Le cose che ha scritto Jay-Z sono tuttora incredibili, ha ispirato miliardi di persone. Lecca culo. Raga, ha scritto per mezzo mondo, ha scritto per Kanye West, ha scritto per Mariah Carey, per Foxy Brown, per Lenny Kravitz, per Bugs Bunny. Non ci credete? Bravo bambino. Sì, Buggin di Bugs Bunny contenuta nell'album di Space Jam l'ha scritta Jay-Z. Cioè Jay-Z è arrivato a fare il ghostwriter di un cartone animato. Mito. Eppure... No, scherzo, non è Jay-Z il nostro problema. È Dr. Dre. Ragazzi, Jay-Z from Brooklyn, New York, ha scritto Still Dre. Beh, è tanto tempo che non la suono, ma è sempre bellissima. Due volte in un giorno mi trovo stupito e sconcertato. Sì, quella lì, non una cover, quella canzone lì è scritta da Jay-Z. È una cosa, c'è l'inno della West Coast, è scritto dal simbolo della East Coast. Non credete che sia magnifico? Take my time to perfect the beat and stick out love for the street. It's the Jay-Z, not D.R.E. E dopo questo video non riuscirete mai più ad ascoltare queste canzoni allo stesso modo. Shazam! Ragazzi, il video è finito. Come al solito vi chiedo un gentile pollicione, di iscrivervi al canale e qua sotto avete tutti i miei social. Stalkerizzatemi su Instagram, Twitter o dove ti pare. Ci vediamo la settimana prossima.